Ciao a tutti, ragazzi e ragazzi, bentornati sul nostro canale Crazy Wife, canale dedicato alla recensione di articoli di alta moda. Oggi mia moglie è andata da Loewe, quindi è andata nella boutique in via Monte Napoleone, una bellissima boutique che richiama davvero molto quella che è la Spagna, no? Uno entra e già sente quasi di essere in Spagna, davvero, molto molto bella. È andata in boutique in Monte Napoleone e si è data da fare. Ha comprato quattro articoli, uno, due, tre, quattro, che andiamo a vedere e recensire. Quindi mettiamo per il momento i primi tre sul pavimento. Voilà. E andiamo a recensire il primo articolo. Il primo articolo è una maglietta. È una maglietta che viene confezionata in questo modo. Quindi viene inserita in una scatola, avvolta ovviamente in una carta insomma, molto carina, quasi un pacchetto regalo. Questa è la scatola principale della maglia, che quando apriamo andremo a trovare. Avvolta nella carta è dedicata proprio alla collezione in particolare, quindi hanno creato la filigrana sulla carta della collezione. Ed ecco, questa è la maglia. Vedete? Paola Sibiza. Questa qua. Quindi, come vedete, è una bellissima maglia. Questa ovviamente è di cotone. È di cotone, è una maglia un po' grande. Questa è skate fit, nel senso che è un po' la si mette un po' alla skater, quindi deve essere un po' più larga, che cade un po' più giù. Sarebbe quasi una maglia quasi da davvero molto casual, no? Andare a prendere le cosine quando ti sei dimenticato al supermercato. Oh, devo correre, prima cosa che trovi, una maglia del genere e vai. Altrimenti si può usare proprio per normalissime uscite, molto casual, dove magari fa anche un po' caldo. E visto che comunque è un cotone eccellente, è sicuramente la maglia. Non farà sudare, è proprio una qualità eccezionale, quindi la si percepisce. Ovviamente io dico sempre ogni volta che recensisco l'articolo, ogni articolo che al tatto è una sensazione bellissima, qualsiasi articolo io recensisca. Stiamo recensendo articoli di altissima moda, quindi effettivamente alta, altissima, quindi effettivamente è inevitabile dover pronunciarmi sempre alla stessa maniera. Quindi, come vedete, questa è una Paola Ibiza, richiama molto con questi pappagalli, i parrots, come si direbbe in inglese, il clima, l'uccello proprio del posto. E insomma, è una bella maglia, una bella maglia. Peserà non più di 100 grammi, davvero è una cosa molto bella, perché una maglia con delle stampe del genere, tutta stampata del genere, solitamente pesa molto. Questa non pesa oltre 100 grammi, secondo me. Quindi assolutamente una maglia che se vi piace lo stile skater fit, è una maglia che sicuramente andrà comprata. Allora, andiamo a vedere il prezzo di questa maglia. Loewe dà i suoi cartoncini. Allora, il costo della maglia è di 370 euro. 370 € per una maglietta. Li vale? Non li vale? Come dicevo prima, se siete appassionati della tipologia della maglietta, se vi piace il brand, se vi piace
sentirmi spagnoli per un certo modo di dire, a questo punto questa è sicuramente una maglia che andrà ad arricchire la vostra collezione e quindi la rende irrinunciabile. E niente, con la maglietta abbiamo finito, passiamo subito all'articolo successivo. Quindi riponiamo la maglietta nella sua giornata da loewe impegnativa, povera moglie. Questa è un'altra spesa che oggi mia moglie ha effettuato. Indovinate che cos'è? Eccola qua. Bella? Allora, qualche giorno fa ho recensito una basket bag di Loewe. Questa sarebbe una mini basket bag, quindi è praticamente la stessa borsa. Sicuramente i dettagli sono completamente differenti, però diciamo che la tipologia della borsa è esattamente la medesima di quella già recensita. Quindi, come vedete, è mini, quindi leggermente più piccola. Qui è legata addirittura. Ah, la si può legare, quindi l'altra invece non potevi. La si può legare quando l'hai riempita delle tue spese, delle vostre spese, la potete legare. Potete legare per rendere il contenuto più sicuro, meno sfuggevole, insomma, i materiali sono pressoché i medesimi, quindi il classico calfskin, pelle di vitello, con il palm leaf, quindi con gli intrecci di foglie di palma. Proprio come la sorella maggiore che abbiamo visto qualche giorno fa. Che abbiamo visto qualche giorno fa, fondamentalmente di borse così ce n'è una sola, cioè sono uniche perché vengono comunque fatte a mano, pertanto non ci saranno mai due borse totalmente uguali, uguali l'una con l'altra. È impossibile, anche dovesse essere stata la stessa mano a realizzarla. Quindi è un oggetto che è sicuramente molto molto bello, molto molto esclusivo. Ogni tanto, se volete sentirvi mini, se avete poche cose da trasportare, sicuramente questa è una borsa che fa al caso vostro. È una borsa che, tra l'altro, essendo anche mini, non suonerebbe neanche la sera, al contrario della sorella maggiore. Per la sorella maggiore, come vi dicevo, nel video postato qualche giorno fa, qualche settimana fa, l'utilità stava solo per il giorno, insomma, per il diurno. Non era sicuramente una borsa da sera, è una borsa da utilizzare per andare in spiaggia, è una borsa da utilizzare per andare al parco con i vostri figli, è una borsa da utilizzare nel caso vogliate andare a comprare. A fare un po' di spesa, qualche succo d'arancia, qualche frutta, verdura, mentre questa la vedo anche abbastanza utilizzabile la sera, ovviamente prettamente per ambienti estivi, nel senso ovvio non puoi uscire a Stoccolma con meno 18 gradi con una borsa del genere, non avrebbe niente a che fare. Difatti, questa è una borsa spagnola assolutamente indicata per andare in Andalusia, quindi al sud della Spagna, in quanto il nord comunque risente abbastanza delle variazioni climatiche stagionali, mentre il sud si mantiene sempre bello, bello caldo. Io ricordo ero a Siviglia qualche anno fa, ho vissuto un piccolo periodo a Siviglia per lavoro. E a gennaio c'erano 18 gradi, quindi in estate era una cosa insopportabile. Quindi una borsa del genere, anche uscire la sera per andare a berti un drink, qualcosa del genere, in un periodo estivo o in un ambiente caldo, quindi in una regione calda piuttosto che una nazione calda, questa borsa sicuramente non stona, è piccolina, la mettete sul tavolo di fianco a voi mentre sorseggiate il vostro drink. Allora, andiamo a vedere il prezzo di questa borsa. Questa borsa
Allora, costa 360 euro. Allora, sono 360 euro. Mi sembra che invece la sorella maggiore costasse qualcosa come 380, 390. Adesso mi sfugge. Quindi diciamo che la differenza di prezzo è praticamente pressoché inesistente. Tuttavia le dimensioni cambiano e di molto. Ne vale la pena? Non ne vale la pena? Allora, secondo mia moglie servirebbe una borsa grande, una borsa piccola. Tra l'altro ne aveva una grande anche di Celine che ho sempre recensito sul canale. Allora, capisco che per una donna, insomma, ogni borsa ha un suo scopo, ogni borsa è fatta in maniera diversa. Allora, dal punto di vista da uomo, da un punto di vista maschile, la borsa sicuramente è bella. Non saprei quale, probabilmente sceglierei questa rispetto alla sorella maggiore, proprio perché può essere utilizzata per vari scopi, nel senso sia sì per portare qualcosina, sia sì per andare in spiaggia, ma anche un po' per la sera, e soprattutto mi piace il fatto che la si possa legare sopra, al contrario delle sorelle maggiori. La trovo anche più maneggevole, essendo i manici comunque leggermente più lunghi, però che ti permettono comunque di camminare normalmente col braccio completamente disteso senza doverlo alzare un pochino, insomma, cosa molto scomoda, alcune borse le fanno ancora così. Quindi per me questa qui sicuramente vincerebbe rispetto alla sorella maggiore. Pertanto io vi dico sì, secondo me ne vale la pena. Materiali d'eccezione, profumo estasiante. Ed è una borsa che davvero, se trattata bene, dura, dura, dura. Non avete alcun dubbio. Ovviamente in ogni borsa trovate sempre il cartoncino che spiega un po' il materiale. Vediamo un po' qua. Ovviamente, essendo l'OEUE un marchio spagnolo, la prima lingua è sempre la spagnola. In inglese sarebbe baskets carry more than their contents. Quindi praticamente riesce a portare più del contenuto di quello che contiene. In spagnolo si chiama cestas que son más de lo que contienen. Quindi qui dice proprio la hoja de palma de Iraca se cultiva, recoge y seca al sole in Colombia, quindi insomma è una cosa, è una palma che viene coltivata, raccolta e idratata, e scusate, come si dice, essiccata al sole in Colombia. Quindi insomma c'è una lavorazione per queste borse che nasce da molto prima dell'assemblamento stesso della borsa, quindi qui si parte direttamente dalla coltivazione dei materiali per poi andarli ad intrecciare. Quindi dietro una borsa del genere c'è un lavoro incredibile, pazzesco, quindi vale fino all'ultimo centesimo, detto da un uomo. Quindi io riconosco i buoni lavori, sono un po' meno appassionato di moda di mia moglie, però quando un lavoro è fatto bene, insomma, bisogna anche darne atto. Allora, questo è il secondo articolo che andiamo a riporre. E voilà! Bellissime anche queste sacche, comunque. La casa è davvero molto. E qui mia moglie ha chiesto due box, perché comunque a cambio di stagione, per i prossimi due articoli, intendo questo e il successivo, per i cambi di stagione, comunque almeno si sente anche più sicura nel riporli in pausa. Allora, la scatola si apre, là. Vediamo prima di rovinarla, non sia mai. Quindi andiamo a vedere cosa c'è. Ovviamente, eccolo qua. Oh, che bello! Eccolo qua. Lo ewe. Quindi
La cosa che è apprezzabile molto del marchio Loewe in particolare è che questa placca di pelle di vitello è quasi, cioè è onnipresente, proprio il loro cavallo di battaglia è per farsi riconoscere il segno distintivo della casa, quindi è molto bello. Allora, questo è un fisherman hat, quindi è un classico cappello da pescatore. È molto bello, eh? Molto bello, e ha i due classici lacciali. Ah, qui ovviamente abbiamo perso la carta. Andiamo a togliere la carta. Tutta la carta è bella da toccare, ma chissà cosa uso. Che roba. Allora, qui come al solito avete l'etichetta che spiega come trattare il prodotto in caso lo portaste in lavanderia. Ripeto, non buttate mai l'etichetta che spiega come lavare il prodotto, se no, altrimenti la lavanderia vince. Ovviamente qui avete anche il marchio, questa qui è la linea praticamente come quella della t-shirt che abbiamo mostrato poc'anzi, Paola Sibiza, quindi è una linea della Loewe dedicata, è una linea della Loewe con questa sottomarca, chiamiamola così, no? Paola Sibiza, è una linea, semplicemente. Quindi vediamo, il materiale è bellissimo, come detto poc'anzi, qualsiasi materiale di questa levatura merita sicuramente la menzione. Cappello, secondo me, sta anche molto bene, lo si mette così, lo si lega e siamo pronti ad andare a pescare. Bellissimo e via. No, scherzi a parte, davvero anche molto comodo, molto bello anche al tatto, nel senso la testa quasi non lo senti, davvero. Avete qui ovviamente anche la banda che non permette al sudore di andare a intaccare quello che è anche il lato esterno del cappello. Ovviamente è sufficientemente largo per proteggervi dal sole. Questo ovviamente non è un cappello che userete per andare a pesca. Adesso questo è lo stile del cappello, ma non significa necessariamente che è ad uso esclusivo. Viene consegnato nell'apposita sacca dove dovrebbe esserci anche l'etichetta che spiega il materiale. Quindi questa è la classica etichetta Loewe. Guida di guidare del suo prodotto, quindi tutto in spagnolo, product care guide, thank you for choosing Loewe, bla bla bla. Quindi dicono praticamente che usano la pelle della più alta delle qualità. Quindi anche qui ripetono che comunque qualsiasi variazione nel tono, qualsiasi difetto che viene a crearsi non è da considerarsi imperfezione. Anche qui sì, secondo me ogni tanto si vogliono parare dietro qualche cosina, però effettivamente sono pelli uniche e materiali altrettanto unici. Come dicevamo prima, Loewe la maggior parte delle cose le fa a mano, quindi anche queste cose qua, anche l'inserimento della placca del tag, insomma del brand, viene fatto a mano, quindi pertanto non ce ne saranno due esattamente uguali. E questa è una cosa bellissima che rende i prodotti unici, come abbiamo già detto prima, è quasi ripetitivo, no? Però insomma è anche bello rimarcarlo per ogni prodotto, perché lo merita. Ogni prodotto è giusto che venga associato a qualcosa di unico. Quando parliamo di qualità del genere, è molto molto bello. Quindi vabbè, ovviamente dicono il trasporto, dovesse trasportarlo semplicemente con la sacca, fate in modo che non venga schiacciato, perché poi ovviamente non garantiscono che non ci saranno pieghe nel caso. E niente, insomma, ringraziano per l'acquisto, ti voglio vedere di quello che costa. Allora, questo lo rimettiamo a posto così mia moglie non si sente
non si sente rovinata. Non se, praticamente sarà contenta che insomma la merce non è rovinata. E lì, quindi lo rimettiamo nella sua scatola dopo. E andiamo a vedere il prezzo di questo cappello, il Fisherman Hat. Allora, €320 per questo cappello. E qui è tutto in base ai propri gusti, alle proprie esigenze, a come si percepisce una moda. Ovviamente non li spenderei mai per un cappello da pescatore, non è il mio stile, io non indosso tra l'altro cappelli, mai, neanche quando ero piccolino. Però sicuramente se dovessi iniziare non inizierei con un cappello da pescatore, ecco. Quindi il costo effettivamente non è alto, perché comunque stiamo parlando di €320, che non è una cosa molto impeditiva. Insomma, chiunque abbia anche un lavoro, una fonte di guadagno, insomma, €320 riesce a spenderli, no? A poterli spendere, adesso non mi viene un altro termine in mente. Pertanto li vale, sicuramente li vale, però ovviamente li vale fino all'ultimo centesimo. Qui andiamo in una questione di gusti personali, quindi in questo momento io non mi sento di dire sì, però magari qualcuno di voi dice: caspita, mi sono innamorato, domani vado in boutique o stasera lo ordino online. Quindi, detto ciò, andiamo all'ultimo articolo, non per importanza, sempre nel box perché mia moglie l'ha voluto nel suo box. Questo è, vi rovino la sorpresa, è un altro cappello. Mia moglie giustamente dice: le occasioni cambiano, i cappelli cambiano. Questo invece mi piace molto, è un sombrero. Eccolo qua. È un sombrero, ovviamente arriva con tutti i tag. Eccolo qua, il marchio rimane proprio davanti. Quindi il materiale mi sembra di capire che sia identico al cappello precedente, sempre con inserti calfskin tutti ricamati a mano. Quindi è molto molto bello. Qua addirittura proteggono il laccio posteriore, che sembra comunque un normale laccio. E, molto molto bello. È grande, è largo. Qui mi viene proprio in mente la Spagna, il Messico, no? Il classico sombrero che siamo abituati a vedere nei film, cioè lo stereotipo proprio del sombrero. Anche questo cappello appartiene alla linea Paola's Ibiza, pertanto è come proprio la t-shirt e il cappello precedente, quindi richiamo della Spagna, dell'Ibiza, pappagalli, insomma. Una bella cosa. Al tatto, devo dire la verità, è molto più piacevole del cappello precedente, che penso che non siano gli stessi materiali o sicuramente vengono lavorati in maniera diversa. Questo è come il cappello rimane. Adesso c'è un modo sicuramente per tenere su la visiera. È un cappello bellissimo, mamma mia, mi sta anche bene, credo. Non avessi una moglie gelosa delle sue cose, probabilmente lo indosserei. Allora, la visiera è molto larga, quindi qui crea proprio una zona d'ombra davvero interessante. È un cappello, secondo me, che va molto bene per la spiaggia. È un cappello che va bene anche per posti, magari non spiaggia, però sul mare. Adesso mi viene in mente una Barcellona, mi viene in mente una Malaga. Insomma, posti del genere, una Miami per dire, no? Io già mi vedo tranquillamente passeggiare una ragazza con un cappello del genere, con un costume a pezzo intero, con un pareo che va a coprire sotto, dei normali sandali, o un vestito di quelli lunghi, un po' lunghi, insomma, che partono dalla spalla e arrivano fino al ginocchio o sotto il ginocchio.
Quindi questo secondo me è lo stile più indicato per un cappello del genere. Ovviamente, lo ribadisco, anche per la spiaggia. Questo qua penso che proprio nasca per quello scopo. Ha ovviamente qualche non difetto, come dice lo Ewe, qualsiasi cosa, bla bla bla, è da considerarsi un dettaglio unico. E qua se ne vedono, nel senso, però no, si vede che non sono difetti, sono dei dettagli, non puoi chiamarli difetti perché anche quando passi il tatto non c'è difetto. Qui adesso in questo momento sto vedendo un intreccio che non è lineare, però passi il tatto e non te ne accorgi, pertanto come la casa afferma non può essere chiamato difetto. Allora, questo cappello secondo me merita veramente un 10 perché è molto bello. Molto elegante, può essere utilizzato in diverse situazioni, ma anche, secondo me, anche per un aperitivo non stonerebbe per niente. Un aperitivo, magari c'è un tramontino, un piccolo tramonto, ma sei anche a Milano, nel senso vai sui Navigli che c'è l'acqua, no? Fai finta che sia al mare, ti metti lì su a darsena, a bere, a sorseggiare il drink. Noi tra l'altro abitiamo lì vicino, quindi vicinissimi alla darsena, quindi anche lì, insomma, mia moglie magari sicuramente il primo giorno in cui apriranno, primo giorno in cui si può andare a bere qualsiasi cosa, non mancherà l'occasione, ecco. Quindi per me questo cappello è davvero molto bello. Guardate, tra gli articoli di stasera che vi ho mostrato, sicuramente è il cappello più bello. E andiamo a vedere anche, magari qui dovrebbe esserci la guida. Quindi qua dice, magari c'è qualche dettaglio in più sul prodotto. Quindi sempre la pelle della più alta, sempre la cosa, mix from fabric, intense color, try not to overload, quindi anche per questo non mettere troppa roba in valigia. Qui si va al giapponese, quindi spagnolo, inglese, giapponese o cinese, non lo so. Ah no, eccolo qua, giapponese e cinese. Queste sono le lingue con le quali vengono spiegati i dettagli del cappello. Qui avete sempre la garanzia, composizione, certificato di composizione. Ah, però, quindi qui c'è anche il numero di identificazione, quindi la marca, lo EU e bla bla bla. Quindi nel caso penso che possiate vederlo anche online. Quindi adesso molte case di moda stanno facendo proprio questa cosa qui per cercare di abbassare la pirateria sui vestiti di marca, sui brand name, quindi dando a disposizione dei numeri identificativi con i quali si può insomma, identificare un capo. Quindi anche l'avesse comprato da qualche altra parte, da qualche altra nazione, però questo qui è un servizio che viene proprio messo a disposizione da alcuni brand name. Quindi vediamo subito il prezzo di questo cappello, è 390 euro, 390, che lo mette a circa 70 euro in più del cappello precedente. Li vale tutti, li spenderei subito, nel senso che il cappello di prima è molto bello, però lo devi amare. Questo cappello, secondo me, invece lo ami proprio a prescindere. Quindi sicuramente sono soldi ben spesi, sono soldi che si possono anche. Cioè, non è una cosa super esclusiva, non stiamo parlando di una borsa da 1500 euro per dire che quindi lì pone il livello un po' più alto e impone anche del sacrificio. Diciamo che circa 400 euro è una spesa che non ogni mese ovviamente, però insomma se proprio una cosa piace quella volta lì la si può anche, ce la si può anche concedere.
Allora, ditemi voi cosa ne pensate dei gusti di mia moglie, di come secondo voi è passato questa giornata dall'Oewe e ci vediamo la prossima. Intanto vi saluto e vi ringrazio. Ciao!